Buongiorno e ben ritornati sul mio canale di YouTube Bruno per sempre. L'escursione che propongo oggi è dalla località Barzio Funivia, Pian di Bobbio. Là sopra si arriva al Pian di Bobbio. Adesso sono sotto. Per arrivare prima al Pian di Bobbio e poi su al Pizzo Barbesino, che si trova a sinistra del Pesciola. Spero che questa nuova escursione vi piaccia. Cominciamo l'avventura insieme a me. La primissima parte, la maggior parte del sentiero si svolge su strada forestale fino ad arrivare su ai Pian di Bobbio. Dopodiché c'è la parte turistica dove arriva la funivia, per poi arrivare alla parte più selvaggia che è il Barbesino, ed è anche quella meno conosciuta. Con me ho Luigi e Vincenzo, che mi hanno accompagnato settimana scorsa, che sono andati avanti. Adesso cercherò di raggiungerli. Dopo circa 10 minuti di strada forestale si arriva all'unico incrocio che c'è per arrivare sui Pian di Bobbio. Noi giriamo a destra, perché se vai si va a sinistra si arriva ai Pian di Nava. Comunque è molto ben segnalato. Adesso cominciamo la salita vera e propria. Dopo circa mezz'ora di cammino qui c'è l'unica fonte d'acqua di tutto il percorso. Quando ero giovane io bisognava entrare dentro nella grotta per recuperarla. Adesso ho fatto un tubicino con una specie di laghetto. Dobbiamo ancora iniziare la parte, quella più odiosa e quella più pendente. E ho raggiunto i miei due soci, Vincenzo il permaloso e Luigi. Questo è il pezzo più odioso, quello che tira lungo rettilineo finché arriviamo alle parti dei tornanti dove si addolcisce. Beh, oggi va su meglio di settimana scorsa. Non sono gradoni. Dai, erano solo 2500 andare, 2500 tornare. Non erano pochi, dai. Non No, erano pochi, non erano. 700, 1000 al No, massimo. io ho detto 1000 e 1500, lui 700-800. Io ho sbagliato solo di 1000. Io la prima volta che sono andato. Quella è la splendida Grigna. Abbiamo quasi finito il rettilineo. Adesso stiamo attraversando quella che era, doveva essere la pista da sci. Adesso sta ritornando ad essere un bosco come prima, perché hanno tagliato gli alberi a destra e a sinistra, sapendo che la neve non arrivava fino in paese, tranne quest'anno che nessuno poteva sfruttarla. Bene, adesso il pezzo più impegnativo l'abbiamo finito. Adesso cominciamo a salire più dolcemente a zigozago. Ma siamo arrivati quasi in cima. E ancora due o tre rampette, due o tre tornanti, poi siamo arrivati. Bene, siamo arrivati a Pian di Bobbio. Dopo 2 ore di camminata, adesso siamo nella parte più, no, più turistica, con tanta gente. Ah, hanno fatto tutta questa roba qua. No, io sapevo dove c'è il bar, roba del genere. Ah, qua sotto, ah, non l'ho vista. Non ho visto che avevano fatto tutta la roba per i bambini. Io sapevo che questo qua è il campo da bobbare d'inverno. D'estate a bobbare qua la vedo un po' grigia.
posso non farlo. Non posso non farlo. Beh. Non potevo non farlo. Qui siamo nella parte turistica, con la T maiuscola. Barbesino è quello lì, di fronte a noi. Siamo nella parte sciistica di Pian di Bobbio. Adesso raggiungiamo il rifugio Lecco e poi cerchiamo di salire al Pizzo Barbesino, che è questo qua in alto. Dopo bisogna seguire l'arrivo dell'impianto e dietro all'arrivo dell'impianto parte il sentiero. Adesso non arriviamo all'Ecco, prima dell'Ecco deviamo verso l'impianto e bisogna salire un po' così a cavolo per i piatti di asci fino ad arrivare all'arrivo dell'impianto. Stiamo avvicinando alla salita vera e propria. Fin d'ora è sempre stato solo e esclusivamente avvicinamento. Adesso finalmente il gioco si fa duro, finalmente. Ok, adesso arriviamo all'arrivo della seggiovia e poi svoltiamo a sinistra, dove solo il primo pezzo è abbastanza ripido. Qui è selvaggio, non c'è proprio nessuno da lì in poi, perché la maggior parte delle persone va di là, va su con le vette di là, ma di qua non so il perché è considerata, sì, Dio minore, ma è, secondo me è la più selvatica, selvaggia. Abbiamo lasciato il Piante Funivia, questo primo pezzo tira un po', ma neanche più di tanto. Adesso c'è un pezzettino lì, poi dovrebbe spianare leggermente. Ma che bella questa conca. Sì. Poi c'è il traverso e poi il zigozago. Sì. Il pezzo ancora è vicino. Tiriamo solo a una. E quello là, e quel sentiero là, è quello che va alla forcella qua e fa la traversata dei mughi. Sì. Che pezzo più duro è questo qua, tra altre cose, fino ad arrivare alla forcella. Adesso andiamo fino a lì, poi passiamo sotto le roccette e poi cominciamo a andare su a sbalzi fino ad arrivare su in cima. Di piccoli protoni. Sì, sì. Ma non c'è una vera e propria traccia poi. E così. Proprio. Sì, sì. E perché questa è proprio. Poco battuto. Barbesino è poco. Il Pizzo Barbesino è pizzo poco battuto. Pizzo Barbesino. Io faccio lo sprint finale per arrivare alla croce, che è sempre più vicina. Adesso c'è questo pezzettino qua di roccette da fare. Vedo se riesco a farlo con la GoPro in mano.
Sì, si riesce a fare con la GoPro in mano tranquillamente. L'ho persi. Ah, eccoli là. Ed eccola che esce fuori. Ok, saluto i miei compagni di avventura. Io adesso mi devo correre verso la funivia, che non si vede là dietro, perché stasera mi aspettano al lavoro. E allora, invece loro hanno messo le ferie all'INPS e possono stare fuori. Ok, ciao Luigi, ciao Vincenzo. Ciao, ciao. Allora, ho fatto la salita da Bazio fino al Pizzo sopra, ho fatto 1200 metri di dislivello. Adesso purtroppo devo scendere in funivia perché stasera mi tocca lavorare. Ho preso la funivia e adesso scendo. Spero che questa mia avventura vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima mia avventura, sempre sul mio canale Bruno.